strano parlare di scegliere un artista, in realtà non credo che scegli un artista, ci sono delle combinazioni che sono più vicine alla tua maniera di lavorare, a quelle che credi possano essere degli sviluppi futuri, per cui insomma vai in quella direzione. Marinella è una delle artiste più incredibili che abbia conosciuto negli ultimi anni per la sua capacità proprio di connettere quello che è una visione artistica con quello che è una realtà sociale e anche politica. Per cui quello che mi è piaciuto in Marinella era proprio questa sua capacità di tra virgolette, di usare l'arte per cercare di capire meglio certe cose, certi movimenti, certe situazioni, anche storiche, oltre che contemporanee. E coinvolgere un gran numero di persone. In particolare usa quella che è la struttura del cinema, per esempio, come modalità partecipativa per un gran numero di persone. Io coinvolgo intere comunità, in quanto gli attori con i quali sono solita lavorare sono non professionisti, quindi organizzo dei casting popolari ai quali partecipano migliaia di persone e si scelgono gli attori e le comparse, ma non solo, anche la crew, anche il team, nel momento in cui si fa il film, alle persone che vogliono farlo ovviamente, di solito gruppi di studenti o gruppi di pensionati, qualunque tipo di comunità alla quale mi dirigo, insegno a essere operatori di camera, registi, direttori della fotografia, costumisti, scenografi, in un'atmosfera veramente di condivisione di tempo e di energie che è bellissima, funziona molto e tra l'altro mi permette di creare una sorta di archivio di storie da condividere, perché la materia di scambio, quando avvio queste proposte, è innanzitutto la memoria collettiva. Il cinema, come il teatro, come la letteratura, come la canzone, il musical, tutti i formati, sono per me delle occasioni. Poi il cinema con il suo immaginario attrae moltissime persone ed è una macchina incredibile, perché mette in atto una serie di energie ed è molto funzionale soprattutto al senso di condivisione, mi permette di veicolare in maniera veloce ed immediata e di suggerire un sistema di lavoro a tutte queste persone. Allora, trovare una struttura di lavoro che permetta a tutto questo di essere coordinato è effettivamente il cinema che mi permette di avere questa dimensione tanto organizzata e gerarchica. Sento che il mio ruolo, il ruolo che mi sono ritagliata e che voglio portare avanti e che sento molto, molto aderente anche al momento sociale, è di attivare, di essere un attivatore di processi. Quindi nei miei video, come negli altri lavori, non si vede solo il risultato finale o la bella immagine piuttosto che il momento di fiction, ma anche tutta la costruzione del processo, perché è tutto il processo il lavoro.